Un contributo che possa rimborsare parte della TARI e la possibilità di creare nuovi plateatici. Queste le proposte che il Comune di Mortara sta studiando per venire incontro ai commercianti, esposte dalla Giunta nell'incontro avuto dopo la protesta degli esercenti che hanno simbolicamente consegnato le chiavi al sindaco. Riprendete le vostre chiavi, perché veramente noi siamo bravi a rialzarci quando si cade a terra. L'idea del Comune è che le attività ricevano indietro i soldi della TARI corrispondenti al periodo per cui sono state chiuse. La tassa non si può annullare, ma si può prevedere che parte dell'importo torni indietro ai commercianti tramite aiuto comunale. Fa una compensazione sui giorni chiusi, cioè la TARI 100, adesso faccio un esempio banale e stupido, no? Scatta il 20% di sconto, ma non c'è lo sconto sulla TARI, ci sarà un intervento, un contributo pari al 20%. Altra opportunità che servirà per bar, pub e ristoranti è quella del plateatico. Giunta e comando di polizia locale stanno pensando a soluzioni che possano consentire in via straordinaria l'installazione di deora anche in luoghi dove finora era stata negata l'autorizzazione, sempre che le condizioni viabilistiche lo consentano. La possibilità di concedere la deora, come è stato concesso ad oggi il permesso solo per quest'anno, la possibilità di aprire una possibilità di avere uno spazio, non magari grande, uno spazio dove poter inserire qualche tavolino in più.